Ora si registrerà la conferenza. Indicazioni corrette per potervi iscrivere ai tornei a squadre. Per poter formare una squadra dovete entrare con la versione Flash. Prima però verificate che il vostro browser sia configurato per supportare Flash. Se utilizzate Chrome, seguite questi passi. Lanciate Chrome, dopodiché andate su Impostazioni, vi si apre una schermata. Andate su Privacy, andate su Impostazioni sito, scorrete la pagina fin quando trovate Flash. Cliccate su Flash e spillate qui aprire, dove c'è scritto Chiedi prima. Dopodiché tornate indietro, chiudete Chrome e lanciatelo di nuovo. Se usate un altro browser, cercate come configurare applicazione Adobe Flash. Come si forma una squadra? Andate su la barra e scrivete Bridge base online. Cliccate su Bridge base play online e vedete, vi si apre questa schermata. Sulla destra trovate Flash Version, cliccate qui, dopodiché cliccate su Click Here. Vi si apre questa schermata che voi conoscete, scrivete il vostro nickname, entrate e cliccate su Competitive. Su tornei e su tornei con Master Point. Aspettate che si carica l'elenco dei tornei, dopodiché scorrete fino a quando trovate il vostro torneo, che è torneo a squadre. Una volta che l'avete trovato questo torneo, cliccate su Registrazione. Una volta che vi sia aperta questa squadra, ricordate una cosa, che vi dovete registrare con il vostro compagno. E la stessa cosa la deve fare la coppia compagna della vostra squadra. Nel momento in cui formate la squadra, tutti i giocatori dovranno essere in linea. Tutti possono fare i capitani della squadra. Quindi qui scrivete il vostro partner. Lo invitate. Se il vostro partner non ha i dollari, cliccate su Pago per lui. Lo invitate. Il vostro partner accetterà. Come vedete, vi si è aperta una schermata e sotto c'è scritto Scegli i compagni di squadra. Cliccate qua, vi si apre una bacheca. In questa bacheca voi troverete tanti nick iscritti, ma dovete cercare quelli che faranno parte della vostra squadra. Quindi invitate. Ecco qui, questa è la vostra squadra. Da questo momento in poi la squadra è fatta. Ricordate bene che quando voi accettate l'invito del vostro capitano, guardate bene chi vi invita, perché altrimenti, se non guardate il nome della vostra squadra, potreste trovarvi una squadra che non è la vostra. Quindi fate attenzione. Ricordate di iscrivervi in anticipo, in modo che poi è più facile fare la vostra squadra. Ciao a tutti! Ora si registrerà la conferenza. Ecco le indicazioni corrette per potervi iscrivere ai tornei a squadra.
Per poter formare una squadra dovete entrare con la versione Flash. Prima però verificate che il vostro browser sia configurato per supportare Flash. Se utilizzate Chrome, seguite questi passi. Lanciate Chrome, andate su Impostazioni, andate su Privacy e Sicurezza, cliccate su Impostazioni sito e scorrete la pagina fin quando arrivate a Flash. Andate su Chiedi prima e lo evidenziate, dopodiché uscite. Lanciate di nuovo Google e scrivete sulla barra Bridge base online. Cliccate su Bridge base play online. Vi si apre questa schermata. E in alto a destra potete vedere che c'è scritto Flash version. Cliccate qui, dopodiché andate su Click Here. Registratevi con il vostro nickname, mettete la vostra password ed entrate. Andate su Competitive, Tornei, Tornei con Master Point. Vi si apre aspettate che si carichino tutti i tornei e cercate il torneo che vi interessa, e cioè tornei a squadre. Eccolo qua. Una volta che avete, come si fa adesso a formare la squadra? Innanzitutto registratevi con il vostro compagno e la stessa cosa la deve fare la coppia compagna di squadra. Cliccate quindi a questo punto, una volta che siete tutti quanti online, cliccate su Registrazioni. Tutti possono diventare capitani, quindi il capitano scrive il suo nome. Scrive il nome del suo partner. Lo invita. Se nel momento di invitare il partner non ha dollari, cliccate su Pago l'iscrizione per me e per il mio compagno. Lo invita. Come in linea.